Ciao, quinta puntata. Oggi parliamo di volgare eloquenza di Giuseppe Antonelli, sottotitolo Come le parole hanno paralizzato la politica. Volgare eloquenza, l'autore Giuseppe Antonelli, che è un linguista, mi sembra sia un docente di linguistica all'Università di Cassino. Questo libro l'ho scoperto per caso. Una sera, molto tardi, facevo zapping e non ricordo neanche più in quale canale, presentavano questo libro. Mi ha attirato subito perché, sapete, a me piacciono le lingue straniere, mi piace la linguistica italiana, mi piace il ben parlare. E boh, finisce lì. Qualche tempo dopo mi trovo a Milano per dei problemi, poi per fortuna risolti, e vado alla Feltrinelli dove c'era un incontro con l'autore di un altro libro. E mi cade un occhio su Volgare eloquenza di Giuseppe Antonelli. Ho subito ricollegato a quella trasmissione notturna che avevo visto, l'ho sfogliato e devo dire, ho deciso di acquistarlo per la frase che ho trovato in quarta di copertina. Eccola qui. Nel momento stesso in cui si mitizza il popolo sovrano, lo si tratta in realtà come un popolo bue. Avrete capito che questo è un libro che potrebbe toccare dei nervi scoperti, però vi voglio rassicurare subito su una cosa: non è un libro schierato politicamente, è un libro scritto da un uomo di scienza. La linguistica è a tutti gli effetti una scienza, anche se non è esatta e quindi non fa uso dei numeri. E lo scopo, l'interesse dell'autore non è assolutamente dare un'indicazione di voto, nel senso che lui si diverte a bacchettare, forse il termine giusto sarebbe sputtanare, politici di tutti gli schieramenti e anche praticamente di tutte le epoche dell'età repubblicana, quindi dal 46 al 2017, ma anche delle epoche precedenti, quindi del periodo del Regno d'Italia. L'analisi è condotta principalmente sul piano linguistico. Ora, mi rendo conto che la saggistica non sia il genere più gettonato, probabilmente, nelle librerie. Quando mi capita di andare in libreria vedo biografie di boh, personaggi del mondo dello spettacolo, di calciatori, libri, insomma, libri di tutti i tipi, di sicuro i saggi non sono quelli più acquistati. Ora, io penso che non faccia male leggere ogni tanto un libro diverso dalla narrativa. Questo, secondo me, è un libro che fa accendere delle lampadine nella mente, perché anche se non siamo dei linguisti, anche se non siamo del settore, io evidentemente non lo sono, leggendo come scrive Antonelli, ci si riesce a immaginare un po' in che modo viene condotto il lavoro di un linguista che si occupa proprio di lingua italiana, quindi di italianistica. Il libro è strutturato in modo da analizzare, passare in rassegna discorsi di politici del periodo storico che vi dicevo, quindi abbraccia da inizio secolo fino al 2017. L'autore denuncia come progressivamente i discorsi dei politici siano passati dall'essere troppo complessi, magari basati su un linguaggio troppo lontano dal popolo, a invece un impoverimento, direi quasi un imbarbarimento, che denuncia non solo una scarsezza di forma, ma anche una grandissima precarietà di contenuti. Non vi voglio spoilerare il contenuto del libro. Vi leggo magari qualche brano, ma proprio breve, giusto per darvi un'idea. Affermare che i politici di oggi usano un italiano popolare in effetti è sbagliato. Il loro è un italiano populista, cosa ben diversa perché l'italiano populista ostenta una popolarità artificiale, orgogliosamente becera, consapevolmente o inconsapevolmente dolosa. Puntando sul politicamente e sul grammaticalmente scorretto, trasforma il paradigma del rispecchiamento in uno specchio deformante. L'italiano populista è altro da quello popolare, perché non solo non evita gli errori, ma li usa come nella retorica classica si usavano i vari ornamenti stilistici. Buona, Sofia. I suoi strumenti non sono più le clausole bilanciate, i parallelismi sintattici, le citazioni in latino o in greco. Una nota di merito a chi recentemente in Parlamento ha parlato di doxa e di aletria. Sono le sgrammaticature, gli anacoluti. L'anacoluto è quella figura retorica, ma in realtà spesso è un difetto, per cui
una frase ha più soggetti. Comincia con un soggetto, poi c'è un'interruzione brusca sul piano logico e si passa ad un altro. E se la usano i poeti è una figura retorica, se la usiamo noi è un errore. Vabbè, sì, questa cosa è divertente. Mi sembra in marzo 1821 di Manzoni, o comunque in una poesia storica del Manzoni, c'è un anacoluto. I soldati, il loro mestiere è sparare, dice più o meno così. Non ci giurerei sull'esattezza al centesimo, però il senso è questo: iniziare una frase con un soggetto e poi interrompersi. Quindi dicevo, sono le sgrammaticature, gli anacoluti, l'inglese maccheronico e gli inserti dialettali. Sono le parole storpiate, il turpiloquio, i verbi inventati, i congiuntivi sbagliati. Questo è uno. In realtà è tutto bello. E ripeto, è assolutamente bipartisan, non è un libro che faccia campagna elettorale, è un libro che ci apre gli occhi su quanto sia bella la nostra lingua, su come la si possa parlare bene e su come me la si possa stuprare. Quindi troverete, per esempio, raccontato l'episodio in cui Umberto Bossi, nel 1998 a Porta a Porta, commentò un lungo e complesso intervento di un politico della Prima Repubblica, quindi della vecchia scuola, che era Ciriaco De Mita, con Matake Saltram, io non so pronunciare bene il milanese, attaccati al tram. E a Bruno Vespa, che gli faceva notare, perché non mi piace, io lo voglio dire, al presentatore che gli faceva notare, insomma, l'esiguità e la scarsezza di argomentazioni a fronte del discorso di De Mita, lui rispose: questi sono dei banditi, sono dei mafiosi, io posso pensare quello che voglio. E poi da qui, diciamo, Antonelli analizza com'è che si è sviluppata la transizione verso la politica populista e verso una demagogia sempre più gretta, possiamo dire. Questo, ripeto, lo fa su politici del PD, della destra moderata, della destra forte, del Movimento 5 Stelle. Quindi, ve lo ripeto, non è un libro che vi dice vota lui anziché vota quell'altro. È un libro scritto da un linguista che, secondo me, qualunque lettore di lingua italiana può capire e dovrebbe apprezzare. Io vi saluto, oggi vediamo se riusciamo a essere un po' più brevi, con un accenno di una perla, se la ritrovo, che sta in appendice, diciamo, alla fine il libro contiene dei riferimenti bibliografici. Ora, ricorderete forse un senatore della scorsa legislatura, non voglio neanche farne il nome perché non lo merita, aveva dei baffi, dei folti capelli bianchi abbastanza lunghi e mi pare fosse di origine abruzzese, ma non ci giurerei. Antonelli riporta, proprio virgolettandolo, lo analizza nei capitoli principali, ma lo riporta virgolettato in appendice in modo che ognuno si possa fare un'idea da solo, il discorso di questo senatore che intervenne a proposito di una delle leggi più discusse, insomma, che più destarono agitazione in entrambi i rami del Parlamento nel 2017, cioè quella sulle unioni civili. Allacciate le cinture perché vi potrebbe capitare di sentirmi parlare per minuti e minuti senza una virgola con altro che anacoluti. Vai, andiamo tutti insieme. Lo so che non è carino ridere degli errori degli altri, siamo un po' delle merde se lo facciamo, però se tu rappresenti migliaia, forse centinaia di migliaia di tuoi elettori e se siedi non solo in Parlamento ma anche nel ramo più alto del Parlamento, saper parlare, secondo me, può anche essere una competenza pretesa dal tuo elettorato. Prima ancora dei diritti degli adulti, siano essi etero oppure omo, dobbiamo considerare quelli facendo capo ai bambini, ai figli naturale e adottati che essi siano. Noi, onorevoli colleghi, ci sentiamo competenti al punto tale da assicurare ai bambini adottati da due padri senza una mamma, oppure da due mamme senza un padre, che essi non patiscono turbe di carattere psicofisico tali da menomenarne la personalità nel loro normale iter di crescita? Io dico di no. Almeno personalmente mi ritengo digiuno per quanto riguarda qualsiasi implicazione di carattere fisico-fisico che possa influire negativamente sulla personalità del fanciullo adottato da una coppia omosessuale. Mi scuso ovviamente per la mia ignoranza, in questo caso avvalorato da una apraxia di vita milionaria. E cioè una donna, questo me lo concederete, se la scienza e gli operatori psicologiche infantile della psichiatria e dei disturbi comportamento non sono stati interpellati, se da questi non è pervenuto mai uno studio accurato e meticoloso sulle conseguenze comportamentale e caratteriali dei bambini adottati da due genitori dello stesso sesso, non credete che azzardiamo uno sconfinamento di competenza irresponsabile? Leggete volgare eloquenza.
già dal titolo un libro sagace che riprende, ribaltandola, un'opera di Dante scritta in latino in cui lui, osando, voleva convincere i suoi colleghi, insomma, gli altri intellettuali dell'epoca, che la lingua parlata dal popolo, che non era più il latino, ma era una sua evoluzione lontanissima ormai dalla lingua classica di Cicerone, aveva una sua dignità letteraria, aveva una sua fisionomia, una grammatica delineata e consentiva di esprimere concetti importanti e di essere la base per comporre opere d'arte. Dante rischiò il tutto per tutto scrivendo il suo capolavoro della vita non più in latino ma in volgare. Chiediamoci che cosa esattamente è andato male se siamo passati dal volgare di Dante a questo volgare. Buona lettura!